Salve a tutti i lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi parliamo di Game of Thrones. Game of Thrones, o Il Trono di Spade che dir si voglia, è una serie che io seguo da tantissimi anni perché ho cominciato a vederla quando su Sky davano la prima stagione in concomitanza con la prima stagione in America, per cui sono ormai 6 anni che io mi sono affezionata ai personaggi di Game of Thrones, anche se affezionarsi a un personaggio di Game of Thrones è sempre la cosa più pericolosa che si può fare. In caso sono qui per discutere con voi di quella che è stata la sesta stagione, però non voglio fare, ecco, questa non è una recensione della sesta stagione perché non sento di avere la capacità per commentare in maniera critica e oggettiva uno show del genere. Queste sono solo le mie opinioni su quella che per me è stata la stagione più bella del telefilm e ci tengo anche a dire che appunto, visto che la vedo molto come una conversazione tra di noi, anzi io spero che nei commenti mi direte invece cosa voi avete pensato delle ultime puntate, non voglio assolutamente trattenermi, nel senso se non avete visto Game of Thrones, se non avete visto ancora la sesta stagione, chiudete qui. Se non volete essere spoilerati, perché io voglio parlare molto tranquillamente di tutto quello che è successo senza dovermi preoccupare di non poter dire alcune cose. Detto questo, cominciamo. Io mi trovavo in una situazione di profonda crisi con Game of Thrones, cominciata dopo la terza stagione, perché Renzo, scusate il telefono, mi sono dimenticata di mettere il silenzioso. Reigns of Castamere è la puntata di un telefilm più scioccante che io abbia mai visto. E sto parlando della 3x9, cioè veramente, io ricordo ancora il momento in cui ho visto Reigns of Castamere per la prima volta, ricordo di essere stata sotto shock, nel senso che io camminavo per casa, all'epoca io e Valentino abitavamo in 30 metri quadri, camminavo per casa avanti e indietro, Valentino mi chiedeva cosa avessi e non lo capiva perché lui all'epoca ancora non guardava il Trono di Spade e io stavo male. È stata una reazione boom, potente per me. E da quel momento in poi, cioè quando fai una puntata così potente, poi devi riuscire a tenere alto quel livello. E nonostante ci sono stati tantissimi colpi di scena nella quarta e nella quinta stagione di Game of Thrones, io non sento che si sia creato, cioè non mi ha dato più le sensazioni che Reigns of Castamere mi ha dato, sia in senso positivo sia in senso negativo. Per cui quello che è successo è che è subentrata un po' di noia, specialmente perché le storyline di Arya, di Daenerys e di Bran mi interessavano poco e niente. Dopodiché, un'altra cosa che mi ha fatto entrare in profondissima crisi con lo show è stato il personaggio, non è un fatto, un personaggio, un essere malefico di Ramsay Bolton. Io sopportavo Joffrey, lo sopportavo, mi faceva prudere le mani, mi faceva rendere conto di quanto ci fosse poco di dignitoso nell'umanità, perché i personaggi di Game of Thrones li trovo sempre uno specchio molto reale di quelle che possono essere le perversioni e i lati negativi dell'umanità, ma Ramsay era tutto un altro livello, cioè Ramsay mi faceva venire il sangue amaro, io non riuscivo a guardare le scene con Ramsay Bolton perché mi schifavano, mi schifava lui e mi sentivo male io. In ultimo, quello che mi aveva convinta a non guardare la sesta stagione di Game of Thrones è stata la morte di Jon Snow. Jon Snow, che se ne dica, personaggio positivo, negativo, fatto bene, fatto male, faccia un po' del cavolo, lo sappiamo, è uno dei miei personaggi preferiti e lo vedevo come l'unico bagliore di speranza nella serie, nell'intera, era un anti-Salvini, era qualcuno che veramente poteva fare la differenza e si era preso tutti i pericoli del caso, però lui voleva cambiare le cose, voleva cambiarle in meglio. E poi quel cretino di Ollie lo accoltellano anche tante altre persone e Jon Snow muore. Ovviamente c'erano voci in circolo, Jon Snow non era veramente morto, che facciamo, che cosa succederà, che cosa non succederà, io però avevo detto basta. Nel momento in cui per me manca la speranza, ma non solo in Game of Thrones, in tutto quello che mi circonda, nel momento in cui veramente l'ultima luce si spegne, non vale più la pena andare avanti. E quello è stato il momento in cui ho detto no, non ce la faccio più. È cominciata la sesta stagione di Game of Thrones e ovviamente la mia home di Facebook dopo ogni singola puntata era uno spoiler vivente. Per cui io, insomma, a pezzettini comunque capivo come stava andando avanti la vicenda, anche se io non seguivo più il telefilm. Poi è arrivata la 6x9, Battle of the Bastards. Nella tradizione di Game of Thrones, la nona puntata di ogni stagione è sempre quella
con la carica emotiva più forte. E nel momento in cui ho scoperto che sarebbe stata Sansa a dare il colpo di grazia a quello stronzo di Ramsay, ho detto ok, io questa stagione me la guardo, non mi importa di tutto quello che succede, ne vale la pena per vedere Sansa che dà in pasto quell'uomo ai suoi cani. Ed è effettivamente stato così, ne è valsa la pena, per me è stato un momento di grandiosa liberazione, cioè la scena della prima notte di nozze tra Sansa e Ramsay mi aveva fatto venire da vomitare. E vedere quella ragazza che ok ha tutti i suoi difetti, considerate che stiamo parlando di una ragazzina che voleva fare la vita da principessa e invece si è vista mezza famiglia morire, si è vista stuprare, ha subito dolori e sballottamenti inimmaginabili e l'amico della madre continua a fare delle avances che mi disgustano, cioè vederla liberarsi di quello che per me, cioè per lei doveva essere il suo peso maggiore, l'uomo che l'aveva distrutta più di tutto è stato magnifico, però quella è stata solo, anche se è stata la migliore, è stata una delle cose che ho amato tanto di questa stagione e che mi ha portato a fare questo video, quindi adesso vi voglio dire tutto quello che ho amato. Primissima cosa che ho amato, nonostante ci devono essere cose più importanti, Lyanna Mormont. So che farà malissimo il momento in cui verrà uccisa, io non so, cioè, non so niente, io non ho letto i libri, non mi informo sulle varie teorie, per cui quello che vi sto dicendo sono tutte le mie opinioni. Però secondo me è un personaggio talmente fantastico che sicuramente lo faranno fuori, cioè ci scommetto quello che volete. Però mi causa un'invidia pazzesca quella ragazzina, perché è quella la ragazzina che io avrei voluto essere a 10 anni. Cioè quella ragazzina sta in una stanza piena di uomini adulti vecchi che hanno combattuto più battaglie e lei comunque gli spacca il culo. È bellissimo. Grazie a Dio in questa stagione c'è stata Lyanna Mormont. Fantastica. La seconda cosa che ho apprezzato è stata lo smarrimento di Jon. Ovviamente Jon Snow torna in vita. Anche lì, anche se ci fosse stata la rivincita di Sansa, non so se avrei guardato Game of Thrones se Jon Snow non fosse tornato in vita. Però è arrivata quella fiammella debole rinata. E la cosa che più mi preoccupava era che Jon Snow andasse avanti come se nulla fosse successo, nel senso si riprendesse in fretta. Invece in tutte le puntate c'è stato questo smarrimento di Jon, questo voler lottare con il fatto che lui si sente un morto che cammina, che si sente male, che è straniato dal fatto di essere vivo. È stato molto bello, mi è piaciuto molto che si è voluto continuare a far lottare Jon con quella che è la sua parte oscura. Mi è piaciuto insomma che lui abbia messo in dubbio tutte quelle che erano le sue certezze e soprattutto che si sia data una svegliata. La morte di Rickon, per quanto sia stata brutta, oddio a me non me ne è fregato neanche perché Rickon chi l'ha mai visto nello show, però è servita a dargli quella carica in più che l'ha reso un uomo secondo me migliore, diverso, che l'ha reso pronto ad essere il re del Nord, e vederlo, cioè entrare a Winterfell, oh mio Dio, il momento in cui comincia a prendere a legnate Ramsay, usando tra l'altro per difendersi anche lo scudo dei Mormont, quello è stato molto bello perché Lyanna, grazie. Ed è stato un momento molto figo, non so se effettivamente, cioè non riuscivo a capire se non si sarebbe fermato abbastanza presto da tenere Ramsay in vita, perché quello doveva essere un momento di Sansa, però vederlo per la prima volta libero, per la prima volta veramente umano, è stato un bel respiro da prendere per i fan. Credo che l'abbia fatto piacere a molta gente che lo odia, perché Jon Snow sembra che o lo ami o lo odi. Per me mi ha regalato alcuni dei momenti più belli della serie, per cui non posso fare a meno di amarlo. Altra cosa che ho apprezzato tantissimo è che finalmente due delle storyline più loffie si siano riprese, ovvero quella di Arya e quella di Daenerys. Considerando quanto screen time in due avevano, insomma, finalmente le puntate stanno prendendo un po' d'aria. Certo, si sono riprese alla fine, però questo mi lascia presagire che ci sarà una bella settima stagione, quindi le perdono. Per quanto riguarda Arya, è stato un momento forte vederle far fuori Walder Frey in quel modo, tra l'altro sgozzandole come era sgozzata sua madre, e sapere che gli aveva cucinato i figli. È stato magnifico, cioè dopo 5 stagioni in cui hai visto questi poveretti di Stark soffrire come dei cani, sono presi delle vendette tutte insieme, è stato proprio che tu ti senti bene dopo aver guardato i finali di stagione. L'unico problema è che io mi chiedo, era veramente Arya? Nel senso, era fortemente ferita
e doveva combattere contro la serva del dio dei mille volti, che stava bene, una spadaccina molto più brava di lei. Non abbiamo visto lo scontro, com'è possibile che sia stata in grado di sconfiggerla? E com'è possibile che lei, tornando nel tempio dicendo io sono Arya Stark, me ne torno a casa, quello lì l'abbia fatto andare via come se niente fosse? Punto di domanda. Però al tempo stesso, se l'altra ragazza avesse ucciso Arya e ne avesse preso le sembianze, perché fare fuori Walder Frey in quel modo? E soprattutto gli showrunner avrebbero permesso che un personaggio come Arya Stark venisse ucciso nel silenzio, nel buio? Boh, però, cioè, veramente per me non si spiega il fatto che lei sia riuscita a fare fuori la sua contendente. Vedremo, indubbiamente ci verrà spiegato. Per quanto riguarda Daenerys, io credo che gli abbia dato molto respiro il fatto di riuscire a prendersi il suo popolo. Nonostante lei sia la regina dei draghi, sia stata infilata nei Dothraki a forza e ci abbia passato insieme relativamente poco tempo, lei sente la sua appartenenza al mondo dei Dothraki e aveva bisogno di loro per fare quel passo in più e andarsi a riprendere il suo trono, che secondo me non è suo. Però finalmente c'è un po' di respiro. E mi dispiace un po' che abbia mollato a casa Dario Naris, perché almeno era bella, era una cosa bella da vedere nella sua storyline. Però capisco perché l'ha fatto, insomma, ha gettato le basi di qualcosa di molto importante. Anche molto bella questo momento intimo tra lei e Tyrion, anche se Tyrion mi convince sempre meno, perché è quel personaggio che deve piacere a tutti ed è fatto apposta per piacere a tutti. Vedremo come andrà la prossima stagione. In ultimo, poi passiamo all'unica cosa che mi ha lasciato del telefilm. È stato questo finale di stagione, la 6x10, che ha tenuto botta con la 6x9. Di solito in Game of Thrones la nona è quella potente e la decima è quella che un po' setta il terreno per poi passare alla prossima stagione. Invece la 6x10 c'è, cioè, degna di Reigns of Castamere, ma degna, c'è, cioè, che ti inginocchi a terra e grazie, grazie. Per quanto odi Cersei, credo sia stata la conclusione degna a una stagione che è stata intrisa di religione. Religione da un lato come oppressione da parte dell'Alto Passero, dall'altro come dubbio e come pentimento da parte di Melisandre. E trovo che tra la 6x9 e la 6x10 queste cose si siano risolte molto bene, specialmente perché ovviamente l'Alto Passero è stato fatto saltare in aria. Per quanto mi dispiaccia per il suicidio del figlio di Cersei, in questo momento non ricordo come si chiami, perché mi stava simpatico, più che altro vedevo che per lo mio non aveva colpa di niente lì in mezzo, e minchia, io non me lo sarei mai aspettato e fino all'ultimo ho pensato no, non succederà, no, non succederà, invece è successo. Gli Stark sono tornati a Winterfell, Cersei è sul trono, oh mio Dio. Beh, da un lato però mi dispiace molto per la moglie del ragazzino, com'è che si chiamava? Margaery Tyrell, non mi veniva il nome. Mi è dispiaciuto perché la vedevo come un personaggio che aveva ancora molto da dare, la luce è cambiata improvvisamente, però insomma ci doveva essere qualche perdita per avere una scena così epica. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' in questa stagione e che per un attimo mi stava convincendo a non andare avanti è stato l'episodio The Door. Vedere Hodor in quel modo è stato troppo per me. Allora, io non sono mai stata una grande fan della storyline di Bran Stark. Non me ne frega niente, non me ne è fregato niente anche in questa stagione, per carità. Nonostante le visioni, sì, ok, ma sapevamo già che Jon Snow era figlio di Lyanna e di Rhaegar. Cioè, bastava cercare su Google, era la prima cosa che ti veniva fuori su Game of Thrones. Ma Hodor ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, perché si è preso tante responsabilità. E nel momento in cui ho capito quello che stava succedendo, sia nella visione di Bran sia fuori, ho cominciato a starci veramente male e sentirmi nell'orecchio quella ripetizione di Hold the door, che poi diventava Odor nella bocca del bambino Odor, è stato forte da sopportare. E sono contenta di essere andata avanti, perché è stata veramente una stagione che ha meritato. Cioè, se non avete mai visto Game of Thrones, ne vale la pena anche solo per la sesta stagione, ma vedere Hodor sacrificarsi così, sacrificare non quel momento, la sua vita in quel momento, ma tutta la sua vita per quel momento,
mi sembra così ingiusto. Non è una cosa che lui ha chiesto e mi ha fatto stare molto male. Lettori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti ovviamente quali sono state le vostre impressioni sulla sesta stagione di Game of Thrones, perché è proprio per questo motivo che ho girato il video. Io comunque vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.